Siamo con il maestro Ivano Orsolone, il maestro del TC Est. Il 1° settembre ripartirà la SAT. Quali sono i numeri di quest'anno? Che aspettative avete? Sicuramente l'aspettativa di crescere sempre, sia come numero che come qualità. L'anno scorso, diciamo che comunque la stagione sportiva finirà con il 26 di settembre, quindi il mese di settembre, diciamo che ancora fa parte della scuola vecchia, si è concluso con all'incirca una cinquantina di ragazzi. Chiaro che con l'anno che viene speriamo sempre di aumentare e soprattutto di crescere anche come qualità. Per quanto riguarda l'attività agonistica del circolo, che squadre ci sono? Com'è andata? Siamo andati bene dal punto di vista come numero per i giovani, perché fino a questa SAT qua, insomma, questo circolo qua ha cambiato un attimino, ha fatto la svolta 2 anni fa, ancora quando l'ha preso il maestro prima di me, Manolo Giuschera, e comunque stanno anche gestendo il discorso della gestione della SAT, cosa che prima era lasciata totalmente al maestro locale. Stiamo crescendo, perché l'anno scorso abbiamo iscritto 3 squadre di settore giovanile, 2 under 12 e 1 under 14, i risultati chiaramente non sono stati neanche, però l'importante intanto è che iniziano a fare le prime esperienze. Mentre diciamo a livello di prime squadre, che è la prima squadra, la B1, che adesso a settembre, il 14 settembre prossimo, giocherà lo spareggio contro Sanguinetto, che in caso di successo ci è promosso automaticamente, cambia in Serie C, l'obiettivo che è quello, agonisticamente, che volevamo centrare nel circolo. In questo momento si sta svolgendo il torneo, il Future. Che cosa significa per il TC Est ospitare un torneo di questo livello e quali sono le aspettative per il futuro? Tanto è sempre più fatica obiettivamente a fare sempre tornei, quindi quando che ci sono queste manifestazioni qua bisogna veramente, insomma, essere contenti di quello che si può anche offrire. È un livello molto alto come Future, tanto è vero che anche basta guardare oggi il primo turno dove ovviamente sei al numero 1 nostra Ganondiers, il torneo ha giocato con un giocatore a 90 posizioni sotto di lui, quindi è molto alta come lista, quindi c'è veramente grande qualità. È sicuramente un movimento anche di coinvolgimento anche per il paese stesso di Este. Quindi sicuramente è un movimento interessante un po' per tutti, sia per noi, per dopo, per la scuola, ma soprattutto anche per la città est. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi.